Stasera parleremo non in modo specifico di una storia, ma di una serie di aneddoti su un grande personaggio della Bibbia. E quel personaggio è Maria, a volte conosciuta come Maria Maddalena. E sono rimasto così affascinato perché, leggendo la Bibbia, ho scoperto che è sotto vari punti di vista la discepola più devota di Gesù. Notate che non ho detto apostola perché Maria non era un apostolo, era una discepola. E vedere da dove l'ha presa il Signore, dove l'ha portata, è una cosa talmente stimolante. Hanno scritto un libro, 15 anni fa, non so, intitolato Ai piedi di Gesù, il Vangelo secondo Maria Maddalena. Perché se studiate, ci sono sette volte in cui Maria compare nel Vangelo con Gesù, quasi sempre ai suoi piedi, a un certo punto della storia. E vi dico subito quali sono. Ecco il nostro compito di stasera. Vedremo Maria ai piedi di Gesù nella vergogna. Maria ai piedi di Gesù mentre studia. Maria ai piedi di Gesù nel dolore. Nel sacrificio. Nell'abbandono. Nel servizio. Nel canto. E vedremo che ci sono almeno 12 volte che si trova l'espressione Maria Maddalena. Ma Maria Maddalena non è l'unico nome con cui appare, non solo con quel nome. Quindi iniziamo lo studio andando al libro di Giovanni, insieme a me, il Vangelo di Giovanni, capitolo 8, e inizieremo col primo versetto, ed è un brano incredibile delle Scritture. E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo venne da lui. Ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio. Non viene detto il nome, ma vedrete più avanti che si parla di qualcosa che è successo a Maria, e un Vangelo dice semplicemente, una certa donna, e capirete il motivo andando avanti. Sorpresa in adulterio, postala nel mezzo, dissero a Gesù, Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto. Non sono solo pettegolezzi. E dice, ora nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Ma tu che ne dici? Ora dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo. I leader religiosi erano molto invidiosi di Gesù e della sua popolarità, del suo potere con la gente. Persino Pilato, durante il processo a Cristo, dice che sapeva che lo odiavano perché erano invidiosi. Stavano quindi cercando il modo per eliminare Gesù. E pensavano, se lo facciamo, la folla si arrabbierà con noi perché la gente lo ama, dobbiamo farlo fare ai romani. E solo le corti romane, che avevano occupato Israele, potevano pronunciare sentenze di morte. Ma secondo la legge ebraica, se una persona veniva accolta sul fatto mentre commetteva adulterio, uomo o donna, doveva essere lapidata. Quindi pensavano. Prendiamo questa donna, ha una cattiva reputazione, la porteremo al Tempio e quando Gesù dirà che la legge di Mosè prevede che sia lapidata, la lapideremo. Poi andremo dai Romani e diremo, sai, questo maestro dice che non si deve obbedire alla legge di Cesare, ha appena emesso una sentenza di morte su qualcuno e così i Romani l'avrebbero arrestato. Se Gesù avesse detto che non potevano farlo perché dovevano farlo i Romani, allora la folla si sarebbe arrabbiata perché avrebbe pensato che era fedele ai Romani. Pensavano di averlo messo in una via senza uscita. Era quindi una trappola molto furba. Quindi c'era questa donna che credo fosse Maria Maddalena e lasciate che vi spieghi. A volte viene chiamata solo Maria, Maria di Betania. Ha una famiglia a Gerusalemme, Lazzaro, una sorella chiamata Marta e vive con loro. Era caduta nella sua vita e aveva avviato un'attività in un luogo chiamato Magdala. Magdala è sulla costa del Mar di Galilea dove i soldati romani andavano in vacanza. E c'erano tantissimi bordelli lì. E dire che una è Maria di Magdala è, perdonate, come dire Maria dello strip club, se capite cosa intendo, amici di Las Vegas, in caso vi chiediate di cosa sto parlando. Anche solo quelle due parole ci raccontano una storia da sole. Tutto questo succedeva quando c'era una festa, una folla a Gerusalemme e c'erano eventi a Gerusalemme. Ed era tutto organizzato, non si curavano certo di lei, la volevano usare, la volevano uccidere per dire una cosa importante. Quindi avevano organizzato tutto, vedete che non c'è l'uomo. Se venite colti sul fatto ci devono essere almeno due persone, giusto? Ma lui non c'è. Quindi ci aiuta a capire che è una trappola. Potete immaginare che all'improvviso siete in una delle circostanze più intime e arrivano tutti i capi religiosi alla carica. E prima di darti una sistemata, ti trascinano fuori verso il luogo più sacro del mondo. Tutti che fissano con sguardo inebetito e ti buttano ai piedi dell'uomo più santo che abbia mai vissuto. Deve essere stata un'esperienza mortificante. Quindi questo è quello che stava succedendo. Si trova questa storia solo nel Vangelo di Giovanni. Ora nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu che ne dici? Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinato si scriveva col dito in terra. Sapete, penso che a Gesù non piaccia così tanto quando ci accusiamo l'un l'altro. E qui stavano puntando il dito contro Maria, anche se era colpevole. Lui non ascolta. E scrive. Dovete porvi la domanda, cosa stava scrivendo Gesù? Non ci viene detto, ma possiamo tentare di indovinare. Ci sono tre volte nella Bibbia in cui Dio scrive. Dio ha scritto i dieci comandamenti, di suo pugno, su tavole di pietra. Dio ha scritto il giudizio sui muri di Babilonia. Vi ricordate la scritta sul muro? Avete sentito la storia. E ora qui Gesù sta scrivendo i peccati nella polvere del pavimento del Tempio. Nel Tempio ebraico c'era marmo nero e bianco, come una specie di scacchiera, con grossi quadrati. E sulle pietre nere, per la polvere e il traffico della gente, si poteva scrivere molto chiaramente. Quindi stava scrivendo. E penso che stesse scrivendo i peccati dei suoi accusatori. Quindi si comporta come se non li sentisse, ma loro continuano per la loro strada, non fanno attenzione a quello che scrive, immaginano stia solo facendo scarabocchi, sapete, mentre gli parlano, quindi continuano a insistere. Giovanni capitolo 8, versetto 7. E come essi continuavano a interrogarlo, egli si alzò. Bisogna stare attenti quando si alza Michele. Egli si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra e iniziò a scrivere i loro peccati nello specifico. E mentre pensavano a come rispondere a quello che aveva detto, guardarono quello che stava scrivendo e stava scrivendo cose molto specifiche che solo Dio sapeva su di loro. E dopo aver sentito la sua sfida e letto i loro peccati, una a una le pietre che si erano portati da lanciare contro Maria caddero dalle mani paralizzate. E iniziarono a uscire, a partire dal più vecchio, che aveva la lista più lunga di peccati, fino all'ultimo. Se ne andarono uno a uno. E Gesù fu lasciato solo con la donna, che stava là in mezzo, che a quel punto era in piedi, ma che gli era stata buttata ai piedi prima. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse, Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ora era perché non era colpevole? No, lo era. Era colpevole, ma non c'era nessuno che la condannasse. Ed ella rispose, nessuno, signore. Gesù allora le disse, neppure io ti condanno. Ok, molte persone si fermano lì. E dicono, e vai, Gesù dice che l'adulterio va bene. Ma non è quello che dice. Gesù ha detto, non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, siamo già condannati. Abbiamo peccato e il salario del peccato è la morte. E la condanna è che Dio ha mandato la luce nel mondo e l'uomo ama le tenebre invece della luce. Abbiamo già ricevuto la condanna a morte. Lui non è venuto a condannare, dice che è venuto per cercare e salvare chi è perduto. Dice quindi, neppure io ti condanno, non sono venuto per quello. Dice, va, sei perdonata, sei libera. E non peccare più. Le dice, quello che hai fatto è peccato. Come ha potuto dire Gesù che la legge di Mosè non contava? Non era ancora vero che l'adulterio era un peccato? Sì, e se tutti quelli in questa stanza che hanno peccato dovessero morire, questa stanza sarebbe vuota. Perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato e per qualsiasi peccato il salario è la morte. A volte, sapete, sottolineiamo alcuni peccati rispetto ad altri, ma tutti quanti hanno messo Gesù in croce. Quindi dice, va e non peccare più. Penso ci sia stata una comunicazione non detta, che lei era riuscita a cogliere con lo Spirito Santo, che il motivo per cui la lasciava libera era perché si sarebbe assunto il suo salario. E questo è l'unico motivo per cui io o voi siamo liberi. Lei alla fine lo ha seguito. La Bibbia ci dice che c'erano varie donne che seguivano Gesù, che provvedevano ai suoi bisogni, e più avanti ci dice che Maria di Betania era una donna che aveva una cattiva reputazione. La gente diceva non farti toccare da lei, è una peccatrice. E penso che Giovanni volesse proteggere la sua identità perché era una persona importante nella Chiesa e quindi racconta la storia, ma gli altri l'hanno eliminata. Giovanni racconta la storia ma dice che non avrebbe detto il suo nome. E da quel momento lei iniziò a seguire Gesù. E sentì Gesù dire molte volte mentre lo seguiva agli apostoli, probabilmente lo aveva detto una decina di volte, andrò a Gerusalemme, sarò tradito e dato in mano ai peccatori, sarò crocifisso e risorgerò il terzo giorno aveva capito che sarebbe morto per i suoi peccati. Penso avesse capito più di tutti gli altri. Qui vediamo Maria al suo primo incontro con Gesù, è nel tempio ed è piena di vergogna. Sapete, molte persone dicono, Pastore Dag, se entrassi in chiesa crollerebbe perché sono così peccatore, proprio come il tempio di Dagon con Sansone, temono di entrare nel tempio. Ma sapete... Il posto migliore dove andare quando siete nei guai è alla presenza di Dio. Questo è quello che ha fatto Maria e Lui l'ha perdonata lì. Quindi se conoscete qualcuno che pensa di non essere abbastanza buono per andare in chiesa, è una cosa molto sciocca. È come se i genitori dicessero ai figli, puoi lavarti in modo da farti un bagno. Non ci si lava per farsi un bagno, ci si fa un bagno per lavarsi. Alcune persone pensano, devo raddrizzare la mia vita per andare da Gesù. Non bisogna raddrizzare la vita per andare da Gesù, si va da Gesù per potersi raddrizzare. Avevo sentito di un uomo che il pastore continuava a invitare in chiesa, la sua famiglia ci andava, sua moglie ci andava, ma lui no, pastore, quando sistemo le cose verrò, quando raddrizzerò le cose verrò. Alla fine ci andò, ben raddrizzato, in una bara. Non dovete aspettare così a lungo, amici. Dovete andare da Gesù. Non abbiate paura di andare in quel luogo santo. Quindi vediamo Maria che è piena di vergogna nel Tempio. E lui le dice, non vado, non sono venuto per condannarti. Ma per salvarti, voglio solo sottolineare una cosa importante qui. Avete detto, Pastore Daga, hai detto che Maria di Betania e Maria Maddalena sono la stessa persona. Credo di sì, ed è per un motivo biblico. Lasciate che vi faccia una breve lista dei motivi. Chi è Maria Maddalena? Beh, prima di tutto si dice che sia Maria di Betania che Maria Maddalena sono donne con mezzi, hanno dei soldi. E si vede che comprano un dono costoso. Entrambe ovviamente si chiamano Maria, ma non era poco comune il nome greco di Mariam. E molti ebrei lo usavano. Erano entrambe nubili. Sono entrambe sempre ai piedi di Gesù. Evidentemente hanno entrambe una cattiva reputazione. E cosa più interessante, non si sentono mai citate nella stessa storia. Ma entrambe sembrano incredibilmente devote, perché sono la stessa persona. A volte Gesù è chiamato Gesù di Nazareth, Gesù il figlio del falegname, ci sono vari nomi. Simone è chiamato Simone, Simone è chiamato Pietro. A volte Gesù lo chiama Simone il figlio di Giona. Quindi a volte si usano nomi diversi, ma penso che questa sia la stessa Maria. Ora, la volta successiva in cui la vediamo ai piedi di Gesù, dovete aprire la Bibbia dal libro di Luca. Luca capitolo 10, versetto 38. E questa penso sia una delle cose più importanti. Prima di tutto incontra il Signore, nella casa del Signore, e ne viene trasformata. Si legge quindi nel versetto 38 di Luca capitolo 10, Ora mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio, e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Orella aveva una sorella che si chiamava Maria, notate che la casa è di Marta, ma c'è Maria. Ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Sapete, spesso Gesù stava a casa di Maria e Lazzaro, che era suo fratello, a Betania, non lontano dal Monte degli Olivi, nel giardino del Gezzemani. E quando Gesù si fece vivo, portò dodici amici con lui, uomini che mangiavano molto, erano giovani, e si doveva cucinare e servire molto. Forse anche quella volta si dice che c'era una cena a Betania e c'era anche Maria. A ogni modo, Marta serviva sempre. E sono così grato per tutte le Marte che ci sono nella Chiesa. Che sono buone serve, impegnate, attive. Ma c'è un pericolo. Si può essere così indaffarati a fare le opere del Signore da dimenticarsi. Il Signore delle opere e non ci salviamo con le nostre opere, ci salviamo per la relazione con Gesù. E quando il Signore verrà, dichiarerà a molte persone: Non ti conosco. E diranno: Ma Signore, abbiamo insegnato nelle tue vie, abbiamo scacciato demoni, abbiamo fatto molte opere meravigliose, abbiamo cucinato per cene di condivisione, abbiamo lavorato con i diaconi. Sono tutte cose fantastiche. Ma vi dirà, non vi conosco. Come si conosce qualcuno? Prima di tutto, una verità molto semplice, non importa, se vi dimenticate tutto il resto, che vi dirò stasera, ma per favore ricordate questo, non potete essere salvati a meno che non obbediate a Dio, ascoltate, non potete obbedire al Signore a meno che non lo amiate, ci si salva obbedendogli, ma se lo amate, gli obbedirete, non potete amare Dio se non lo conoscete, non potete amarlo e conoscerlo a meno che non comunichiate con Lui. Egli vi parla per mezzo del suo spirito, ma soprattutto per mezzo della sua parola. A volte anche i predicatori, che ci crediate o no. Voi gli parlate quando pregate. Se vi innamorate di qualcuno dovete dirglielo. Alcune persone vogliono innamorarsi di Gesù e non permettono a Gesù di parlare con loro. Parlano solo loro. Conoscete qualcuno così? Dio dammi questo, Dio dammi quello, fammi stare fuori dai guai, salvami da questo, salvami da quello, ma non ascoltano. Dio ci parla per mezzo della sua parola. Lei sedeva ai piedi di Gesù. Una postura di sottomissione, di umiltà, adorazione e ascoltava la sua parola. E Marta disse: falla alzare e dille che mi aiuti a lavorare per te. E ascoltate cosa risponde Gesù. Marta, Marta, si capisce che le voleva bene. Non si insulta chi vi ospita, sapete? Tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Non la manderò via. È ai miei piedi e beve della mia parola. Sapete, amici, è una delle cose più importanti che succedono quando si apre la parola di Dio e Dio ci parla. La Bibbia è ispirata. Ecco perché abbiamo intitolato la serie Ispirazione: la parola di Dio è ispirata. E sono stato in alcuni programmi o camp meeting, in cui ero seduto sul palco in attesa di predicare. C'era una parata di annunci, programmi e prodotti. E tutti guardavano l'orologio, iniziando ad avere fame, con lo stomaco che brontolava, l'orologio che andava avanti, e alla fine alle 12 meno 10 dicevano, ora Pastore Doug, portaci la parola. E potevo solo dare la benedizione e ringraziarli per essere venuti, perché erano esausti e non si può raccontare la parola. Qualcuno può dire, amen, sapete, a volte dico, <ride> io predico e voi fate gli annunci per chi vuole rimanere e ascoltarli. Potremmo farlo nella nostra Chiesa. <ride> ma lei voleva ascoltare la parola: ci serve una vita devota. E il mattino è il momento migliore: Dio ha fatto piovere dal cielo il pane per i figli di Israele. Ogni mattina dovevano uscire e raccoglierlo, e impastarlo, cuocerlo e lavorarlo e masticarlo. Lui glielo diede, ma loro dovevano raccoglierlo e Dio, la sua parola, la Bibbia, dice che non è lontana da noi. Dobbiamo allungarci. E oggi non abbiamo scuse perché se non sapete leggere potete ascoltare. Potete farvi leggere la Bibbia dal telefono ora. Potete mettere un CD e ascoltarlo in macchina. Noi facciamo anche così. Dei buoni sermoni. Ci sono app che vi leggono la Bibbia. Studiate la parola e Dio vi parlerà per mezzo della sua parola. La Bibbia ha cambiato la mia vita. Ate, iniziate a leggere la Bibbia. Ha semplicemente trasformato la mia vita e mi sono reso conto che era ho letto molti libri religiosi, ma non c'è nulla come la Bibbia. Passate del tempo con Dio la mattina. Avete un corpo fisico che ha bisogni fisici. Avete un corpo spirituale che ha bisogni spirituali. Ricordo che Vivevo per strada poco dopo essere diventato cristiano. Poi ho raccontato che vivevo in una grotta e a volte stavo in edifici abbandonati. Abitavo a Palm Springs e c'era un cristiano devoto, lo chiamavamo tutti fratello Harold. Non so quale fosse il suo nome completo, era fratello Harold. Era un ebreo convertito al cristianesimo. Ed era un cristiano così impegnato che si svegliava ogni mattina alle 3 o alle 4 e iniziava a leggere la Bibbia. La poteva leggere in ebraico, greco e inglese. Poi andava in ospedale e citava le scritture a memoria alla gente. Era un cappellano, fai da te. Andava al Palm Springs Hospital, faceva visita ai degenti, incoraggiava la gente a pregare con lui. Citava loro le scritture, l'ho sentito citare le scritture con voce tremante. e Il semplice fatto di poter pronunciare la parola di Dio lo faceva commuovere. L'ho visto pregare e il suo volto si illuminava. Quell'uomo conosceva il Signore. Quindi un giorno stavo andando per strada, lui mi conosceva perché stavo per strada e si occupava molto di quelli che chiamavamo i fricchettoni di Gesù, quei giovani adolescenti che si erano avvicinati a Cristo. Mi vide e mi disse, Doug, come va? Io passavo qualche difficoltà nel cercare di vivere bene. Mi disse, Doug, per quanto puoi trattenere il respiro? Non so perché me lo avesse chiesto, ma ne ero felice, perché ero molto fiero di quanto riuscissi a trattenere il respiro. Anche quando fumavo riuscivo a trattenere il respiro per 4 minuti e 10 secondi, perché facevo apnea. E dissi, Quattro minuti e 10 secondi. Mi aspettavo che rimanesse colpito. Mi disse: Non dovresti passare più di così senza pregare. Mi disse quante volte mangi. Risposi due o tre volte al giorno. Ecco quante volte dovresti leggere o meditare la parola di Dio. Cosa succederebbe, Doug, se non facessi attività fisica? Diventerai debole e molle. Ecco cosa succede alla tua fede se non la usi e non la testimoni. Quindi c'è un corpo fisico con bisogni fisici e ci sono leggi che non si possono negare e si soffre se si ignorano quelle leggi. C'è un corpo spirituale, è reale e ci sono bisogni spirituali e si soffre se non si obbedisce a quelle leggi. Bisogna leggere la parola di Dio che è il pane di vita. Serve pregare che è l'altare dell'incenso che è l'alito. E serve mettere in pratica la fede. Nel luogo sacro del Tempio ebraico c'erano tre cose. C'era un candelabro, bisogna far risplendere la nostra luce, mettere in pratica la fede. C'era un altare dell'incenso, che è la preghiera, e c'era un tavolo con del pane, che è la parola di Dio. Sono tre discipline nella vita cristiana. Se si fanno quelle tre cose si vive e si cresce. I neonati non si preoccupano di crescere, vero? Respirano. Se non respirassero succederebbe una cosa molto triste. Mangiano, si muovono e crescono. Se fate queste cose, crescerete nella vostra fede. Se mi indicate un cristiano in difficoltà, vi farò vedere che trascura una di queste tre cose. Maria sedeva ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. E non la vediamo solo ai suoi piedi nella vergogna. La vediamo ai suoi piedi nello studio. Dopo esserci rivolti al Signore, dobbiamo studiare. Poi la vediamo successivamente ai piedi di Gesù nel dolore, perché dopo essere stata nutrita e dopo essere stata salvata, ora è preoccupata per suo fratello. Aprite con me il Vangelo di Giovanni. Capitolo 11 ora E penso che tutti qui conoscano la storia di uno dei più grandi miracoli di Gesù, che è la resurrezione di Lazzaro. Ci viene raccontato che Gesù aveva un amico di nome Lazzaro, che era malato, era il fratello di Maria e Marta. Mandarono un messaggio a Gesù, da Betania fino al mare di Galilea, a Cafarnao, e dissero: Il tuo amico a cui vuoi bene è malato. Gesù guariva tutti, a destra e a manca, andava in città dove tutti venivano guariti e pensavano che Gesù avrebbe mollato tutto e sarebbe andato a guarirlo, ma non lo fece. Aspettò apposta, perché a volte Dio ci permette di vivere delle vere difficoltà per rafforzare la nostra fede. E alla fine Lazzaro morì. E Maria e Marta erano così devastate non solo per la morte, ma perché Gesù non era venuto. E si dice che alla fine arrivò, quattro giorni dopo che Lazzaro era morto e sepolto. E quando Maria udì che era arrivato, Marta gli andò incontro e disse: Signore, se fossi stato qui avresti potuto guarire mio fratello. Gesù le disse: Tuo fratello risusciterà. Lei disse: Lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno. A proposito, Lazzaro era addormentato. È così che la Bibbia si riferisce alla morte. Sarebbe stato terribile se Lazzaro fosse andato direttamente in paradiso e Gesù lo avesse riportato nella tomba. Non vorreste fare una cosa del genere a un amico, no? La Bibbia dice che era addormentato nella tomba. E Marta disse che sapeva che sarebbe risorto nella risurrezione dell'ultimo giorno. E disse: Io sono la risurrezione e la vita. Siamo a Giovanni 11:25. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu a questo? È vero anche oggi, amici. Se credete in Gesù, non morirete mai. E le rispose, sì, signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Poi Maria sentì che Gesù era arrivato. Un messaggero andò al funerale e glielo disse. E lei corse a vedere Gesù. Andate al versetto 32. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi. Interessante, è sempre lì. Dicendogli, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, come vide che lei piangeva ai suoi piedi, sapete, a volte dobbiamo essere distrutti. Le cose rotte portano la vita. È il grano spezzato che ci dà il pane, le nuvole rotte che ci danno la pioggia. A volte è una boccetta di alabastro rotta che porta il profumo dolce. Ci arriveremo tra un minuto. È un cuore spezzato, lacrime rotte, che portano una nuova vita. A volte prima di una nuova nascita ci sono lacrime. E Maria piangeva per suo fratello, che era morto. Abbiamo scoperto in uno studio precedente che molte persone sono morte nel peccato e nella trasgressione. E la Bibbia ci dice che sono un simbolo della morte. Quando una persona è perduta, questo rappresenta la morte. E quindi eccola che piange ai suoi piedi. Voi e io abbiamo fratelli e sorelle nel mondo, abbiamo figli e amici che sono morti. Cosa fa Maria con Gesù per coloro che ama? Prega ai suoi piedi, piange e supplica per suo fratello morto che Gesù faccia una cosa miracolosa e lo riporti in vita. Ed egli lo fa, Gesù venne portato nel luogo dove era morto e disse a Marta, togliete via la pietra. Marta, sapete, è molto pratica, è una serva e disse, ti rendi conto, Signore, che è morto da quattro giorni? Non avrà un buon odore. Gesù le disse, non ti ho detto di fidarti di me? E disse, togliete la pietra. E Gesù disse quelle parole, Lazzaro. Vieni fuori. Se Gesù non avesse specificato Lazzaro, vieni fuori, tutte le tombe del mondo si sarebbero aperte, se avesse detto solo vieni fuori. Disse Lazzaro, vieni fuori. E sentirono un rumore da dentro. E dal buco oscurato, improvvisamente una mummia iniziò a zoppicare. Dice che era tutta avvolta nelle bende. Gesù disse scioglietelo. A volte quando risorgiamo dobbiamo ancora essere sciolti. E ci fu un pandemonio di gioia per mezzo delle preghiere a Gesù, ci fu una nuova vita per il loro caro morto. Alcuni di voi hanno pregato per delle persone e pensano che la situazione sia senza speranza. Non c'è meno speranza di qualcuno morto da quattro giorni. La sua vita magari puzzava come un cadavere, ma Gesù può far risorgere. Ora, cosa rappresenta la donna nelle analogie della Bibbia? Chi lo sa? È molto comune, è come se fosse lo studio della Bibbia numero uno. La Bibbia dice, Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la sua Chiesa e ha dato se stesso per lei. E, allo stesso modo, la Chiesa deve pregare il Cristo per coloro che sono morti nel peccato. È una delle missioni più importanti. Dio ci porta a Lui in modo che possiamo andare per Lui. Una volta che siamo salvati, che abbiamo una nuova vita, allora abbiamo il compito di condividere la nuova vita con gli altri. Quindi la vediamo ai piedi di Gesù che supplicava per la vita degli altri e ai suoi piedi nel dolore. Poi si vede questa storia incredibile che si trova, la storia in realtà è in Giovanni 12, Marco 14, Luca capitolo 7. Si chiama Il banchetto a casa di Simone e la leggeremo dal Vangelo, dal capitolo di Luca, versetto 36. C'è un uomo di nome Simone. In un altro brano una delle scritture lo chiama Simone il lebroso. Ora Gesù non sarebbe andato a casa di qualcuno che aveva la lebra conclamata. Il motivo per cui si chiamava Simone il lebroso era perché era stato lebroso, ma Gesù lo aveva guarito, era un fariseo guarito da Cristo. Per ringraziare Gesù, quando Gesù andò a Betania, essendo un uomo ricco, diede un banchetto in onore di Gesù. Gesù andò, c'erano tanti ospiti, c'erano tutti gli apostoli e in questa storia compare anche Maria. Cosa ho detto? Ecco, grazie mille. Ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, come viene chiamata, una donna e una peccatrice. Ma se guardate negli altri Vangeli dice Maria, ci viene detto chi era. Una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro. Era una pietra molto preziosa, un vaso pieno di olio profumato. Era l'olio che si usava per ungere i re, i sacerdoti e i sacrifici. E stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e a asciugarli con i capelli del suo capo, e glieli baciava e li ungeva con l'olio profumato. Negli altri Vangeli diceva che non solo ungeva i suoi piedi, ma poi si alzò e lo versò sul capo e gli unse il capo. Sapete, Gesù venne unto. Le persone unte nella Bibbia erano i re, i sacerdoti e i sacrifici. Gesù è il nostro re, Gesù è il nostro sacerdote, Gesù è il nostro sacrificio, e Maria è ai suoi piedi. È dove dovrebbe stare la Chiesa, in adorazione di Dio. E fece questo sacrificio incredibile, Giuda, quando vide quello che stava succedendo, era quasi irritato perché pensava che fosse un dono così costoso. Se leggete gli altri Vangeli, dice che lo si poteva vendere per 300 denari dandoli ai poveri. Non diceva così perché si preoccupava per i poveri, ma perché era un ladro. Ne voleva una parte. È interessante che qui Giuda critica l'atto di sacrificio di Maria e il suo atto di adorazione. Lei voleva baciare i piedi di Gesù e fare un sacrificio a Gesù, adorarlo e servirlo. Giuda rubò da Gesù e baciò il suo volto e lo tradì. Due persone nella Bibbia sono ricordate per aver baciato Gesù, Giuda e Maria. Giuda voleva la posizione più alta, baciò il suo volto e poi lo tradì, lo vendette per denaro, Maria gli baciò i piedi e poi donò. Due atteggiamenti, entrambi dicevano di essere religiosi. Molto interessante. Simone stava guardando come tutti quando lei ruppe il vaso e sentirono l'olio profumato fatto per i re che riempì la stanza. Non voleva dare spettacolo, ma voleva fare qualcosa per Gesù perché sapeva che Gesù avrebbe detto: Andrò a Gerusalemme e morirò. Lo aveva detto varie volte e i discepoli pensavano che ci fosse qualche significato spirituale che non capivano. Quando Gesù stava attraversando il mare di Galilea disse: Guardatevi dal lievito dei farisei. E i discepoli dissero: Oh, perché ci siamo dimenticati il pane? Ci siamo dimenticati il pranzo? No, stava parlando in termini spirituali, non era il pranzo. Aveva appena sfamato 5.000 persone, intendeva guardatevi dalle dottrine dei farisei. Quindi ora quando Gesù disse andrò a Gerusalemme e sarò tradito, morirò e risorgerò il terzo giorno, si chiedevano quale fosse il significato spirituale, ma non era spirituale, era letterale. Ma Maria lo aveva capito. Sapete, molte persone danno dei doni da morte. Lei disse, io voglio dare mentre sono in vita. Molti dicono che vorranno donare alla Chiesa quando vedranno arrivare Gesù nelle nuvole. Ma sarà troppo tardi. È come il cartello davanti alla Chiesa Battista che diceva: Pentiti ora ed evita la coda. <ride> Tutti vogliono aspettare fino a che non sarà troppo tardi. E con le cose che succedono nel mondo ora, uno dei migliori investimenti che potete fare è diffondere il Vangelo. Noè non si pentì dell'investimento fatto per fare l'arca. Quando si alzò, al di sopra delle onde. Tenne a galla molti animali, potreste dire, con quell'investimento, e non se ne pentì perché la sua famiglia era sulla barca. Potete dire Amen? Quindi Simone vide tutto questo, è l'ospite della cena e si dice: Se Gesù è un profeta, sa chi e che tipo di donna fosse colei che lo toccava perché era una peccatrice. Tutti nella cittadina sapevano di Maria. Aveva un'attività a Magdala. E Gesù sapeva cosa stava pensando, altro segno che era Dio. Disse, Simone, ho qualcosa da dirti. Gli disse, Maestro, dimmi. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Chiamiamoli dollari, 500 dollari e 50 dollari. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito a entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse, suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più, e Gesù gli disse hai giudicato giustamente. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Era un'abitudine allora. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Cosa vogliono dire le lacrime sui piedi di Gesù? Le lacrime sono simbolo di dolore. La Bibbia dice sui piedi vuol dire che camminava grazie a essi, li ha vissuti. Tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. La Bibbia dice nel Nuovo Testamento che i capelli di una donna sono la sua gloria, lei aveva umiliato la sua gloria davanti al Signore della Gloria. Tu non mi hai dato neppure un bacio. Ora, magari ci può sembrare strano persino leggerlo nella Bibbia, ma si dice: salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Sono stato in una denominazione particolare, che non citerò una volta, e la prima volta che ci sono andato, e quando sono arrivato, tutti gli uomini si salutavano baciandosi sulle labbra. Non era a San Francisco, era nel New Mexico. <ride> non mi scuso nemmeno per questo, ma a ogni modo. E ho chiesto cosa fosse. Mi hanno detto: Non ti preoccupare, lo facciamo tra di noi perché la Bibbia dice salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Ho detto: Sì, ma se andate in Medio Oriente, tipo come in Russia, si baciano sulla guancia, si baciano sul collo, come viene detto di quando Giuseppe incontrò suo padre. A ogni modo, non voglio esagerare, ma dice: Tu non mi hai dato neppure un bacio. Era comune abbracciare e baciare gli ospiti. E dice che lei gli baciava i piedi, perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei, i tuoi peccati ti sono perdonati. Lo aveva già sentito prima, non ti condanno. Ora, cosa vuol dire Gesù? Che dobbiamo essere grandi peccatori per amarlo davvero? Le sono perdonati, perché ha molto amato. Anni fa stavo predicando un sermone e una signora è venuta da me e mi ha detto sono cresciuta in una chiesa e non ho mai fatto nulla di davvero scandaloso, ma sento che non amo Gesù come te e come alcune di queste persone. Tu condividi queste testimonianze pazzesche che Dio ti ha salvato e penso di dover andare nel mondo e fare delle cose terribili, grandi dissolutezze e poi tornare dal Signore e allora amerei davvero il Signore. Le ho detto Dio ce ne scampi. Mi ha detto ma dice che a chi ha perdonato molto ha amato molto e io non l'ho fatto. Le ho detto oh no 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 no. Le ho detto Gesù, non sta dicendo che devi andare a fare un sacco di peccati. Devi sapere quanto sono grandi i tuoi peccati che hai già commesso. Chi capisce quanto è stato perdonato ama tanto. Siete già grandi peccatori, amici. Congratulazioni. Avete passato l'esame. La Bibbia dice che ogni peccato è mortale. E Gesù è salito sulla croce per piccoli peccati. È salito sulla croce per i pettegolezzi, per le indiscrezioni e per il nostro orgoglio. Non pensate di dover andare a fare qualcosa di scandaloso. Dio ha fatto fatica a raggiungere gli scribi, i farisei e i sacerdoti. Non ha avuto problemi a raggiungere i pubblicani e le prostitute, ci dice la Bibbia. Quindi eccola lì ai suoi piedi, mentre compie un sacrificio generoso. Poi passiamo al punto successivo. Nell'abbandono sulla croce. Ricordo una storia che ho sentito sulla prima guerra mondiale, in cui si combatteva nelle trincee. Le battaglie erano terribili e la Francia, l'America e la Germania si bombardavano a vicenda. Un soldato era in una trincea e venne il cappellano in prima linea e saltò dentro la trincea e c'erano missili e granate in giro e il soldato prese dalla maglietta una croce che aveva indosso. Disse, cappellano, come si fa a funzionare questa cosa? Rimarreste sorpresi dal sapere quante persone non capiscono come si fa a funzionare, come si fa a funzionare la croce. Potete leggere qui nel Vangelo di Giovanni, quando si legge il capitolo 23, in realtà prenderò Luca 23. E dice, ma tutti i suoi conoscenti e le donne che l'avevano seguito dalla Galilea se ne stavano a distanza. Quando Gesù era sulla croce se ne stavano a distanza. I discepoli lo avevano abbandonato. E se ne erano andati. Ma guardate Giovanni 19, versetto 25. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre. Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Chi c'era vicino alla croce? Maria Maddalena. Quando tutti lo avevano abbandonato, lei non si vergognava di amarlo. Disse, lui è stato vicino a me quando ero colpevole. Io starò vicino a lui quando è accusato falsamente. Potete capire chi sono i veri amici quando tutti se ne vanno, i veri amici arrivano. Vide Gesù sulla croce e sapeva che era lì per lei. Persino Pietro aveva detto tutti ti tradiranno ma io non ti tradirò, ma rinnegò il Signore e scappò come tutti. E alla fine si fecero piccoli. Gli unici che si schierarono dalla parte di Gesù mentre era sulla croce furono Maria ai piedi della croce, sua madre, che era con l'Apostolo Giovanni, che arrivarono più tardi, e il ladrone sulla croce, che lo chiamò Signore e Re. E Maria era lì ai suoi piedi mentre sanguinava sulla croce, dove sarebbe dovuta stare lei per i suoi peccati. Ora, amici, questo è un altro di quei punti che non vorrei che vi perdeste. Se potessimo tornare indietro di duemila anni, alcuni di noi hanno abbastanza religione, ne hanno sentito parlare crescendo, quasi come se ne avessero abbastanza per farsi una puntura, senza mai prendersi la cosa vera, come se ci si fosse vaccinati dal vero Vangelo. Dovremmo farci tutti una dose industriale di ciò che significa stare ai piedi della croce, sapere quello che Gesù ha sofferto per noi. Ha sperimentato le torture più cruente perpetrate dagli uomini dell'epoca, le torture più umilianti. E non ha sofferto solo il dolore fisico, ma tutte le colpe e la vergogna del mondo intero. Come pensate che una persona possa gestirle? Non era solo un uomo, era anche 100% Dio. E il Creatore ha portato i peccati di tutta la creazione. E l'ha fatto come se voi foste gli unici ad aver mai peccato. Se voi foste stati gli unici a peccare, l'avrebbe fatto per voi. Perché vi ama. Maria ha capito tutto questo. Ha capito in qualche modo che era lì appeso per lei. E quindi aveva quella devozione era rimasta accanto a lui. La Bibbia dice che se siamo cristiani possiamo essere perseguitati, possiamo essere presi in giro. Sapete, verranno giorni in cui non sarà popolare seguire Gesù. Penso che quei giorni siano già qui. E Cristo ha detto, se vi vergognerete di me, con questa generazione malvagia e perversa, io mi vergognerò di voi, ma chi mi confesserà davanti a questa generazione malvagia e perversa, io confesserò il suo nome davanti al Padre e agli angeli in cielo. Non vergognatevi di Gesù. La gente nel mondo fa le cose più strane e non si vergogna del diavolo che serve. Perché dovremmo noi vergognarci del Signore? Lei ha voluto rimanere presso la croce. E tutti dobbiamo schierarci dalla parte di Gesù. Eccola là. Sapete, c'è una bellissima citazione da un libro intitolato La speranza dell'uomo. E a pagina 52 dice... Per noi sarebbe bene dedicare un'ora al giorno alla meditazione e alla contemplazione della vita del Cristo. Dovremo esaminarne ogni particolare, immaginando tutte le scene, soprattutto quelle finali. E mentre ci soffermeremo così sul grande sacrificio compiuto da Gesù per noi, la nostra fiducia diverrà più stabile, il nostro amore più forte e il suo spirito penetrerà maggiormente in noi. Se vogliamo la salvezza, dobbiamo imparare la lezione del pentimento e dell'umiliazione ai piedi della croce. Sapete quel canto che cantiamo Gesù mi tiene presso la croce? Alla croce, alla croce dove ho visto la luce per la prima volta. Ci sono tantissimi canti sulla croce. Paolo ha detto perché mi ero preposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Penserete, perché i cristiani adorano questa tortura messa in atto? Non è la croce, ma quello che succede lì. Che dimostra l'amore di Dio per noi e la brutalità del diavolo. Praticamente dimostra il culmine, è il ground zero del conflitto cosmico. Tra il bene e il male, e avviene sulla croce. Vengono dimostrati l'amore del diavolo per il potere e il potere d'amore di Gesù. La folla dice: Crocifiggilo, crocifiggilo, e Gesù dice: Padre, perdonali. Che contrasto, amici, ed è dimostrato lì: è l'amore. E i suoi pensieri vanno alla madre, dichiara la sua ultima volontà per la madre mentre è sulla croce, si preoccupa per lei. Poi la vediamo in servizio al sepolcro. Sapete, la Bibbia ci dice, come si legge in Marco 15, che quando Gesù è morto sulla croce, il centurione diede il corpo a Giuseppe d'Arimatea, un ricco che disse, gli darò la mia tomba, che era una tomba da ricco. La profezia diceva che sarebbe stato seppellito coi ricchi, era morto in mezzo agli empi, era stato crocifisso fra ladri e sepolto nella tomba di un uomo ricco. Ci viene detto, deposto Gesù dalla croce, lo avvolse nel lenzuolo e lo mise in un sepolcro che era stato scavato nella roccia. Ci viene detto che e Maria Maddalena e Maria, madre di Iose, osservavano dove egli veniva deposto. Le donne stavano supervisionando il processo. Di avvolgimento del corpo di Gesù. Dovevano andare a casa a prendere degli unguenti, ma stava per essere sabato e pensarono che Gesù non avrebbe voluto che lo facessero di sabato, sarebbero quindi tornate la domenica mattina, dopo la fine del sabato. Vi rendete conto che era ancora importante per Gesù? Anche a quel punto, e non riesco a non domandarmi se, quando arrivò il tempo di ungere il corpo, dopo averlo avvolto nelle bende, se Maria forse non abbia voluto. avvolgergli i piedi. Si legge in Luca 23, versetto 55, le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguendolo da vicino, osservarono il sepolcro e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Luca 22, 27, chi è infatti più grande, chi siede a tavola o colui che serve? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Lui voleva servire. Lei aiutò a supervisionare il corpo e a prendersene cura, a ungerlo e imbalsamarlo. Ora, la Chiesa, la sposa di Cristo, deve impegnarsi a servire. Gesù ha detto sono il vostro esempio nel servizio. E poi alla fine la vediamo, per finire con una nota positiva, che canta alla risurrezione. È una storia meravigliosa. Andate con me al Vangelo di Giovanni, capitolo 19. No, capitolo 20, penso, a questo punto. Andate al Vangelo di Giovanni capitolo 20. Ho tutti i segni nella mia Bibbia che mi aiutano a trovare le cose in fretta. Non c'è nulla di più noioso di guardare un pastore alla tv che apre la Bibbia. Quindi, quando leggete i vari Vangeli e mettete insieme le storie, Maria è la prima. Ci arriva la mattina presto, ma non vede nessun altro e c'è la pietra, quindi inizia a tornare verso la città e incontra le altre donne. Dice, come facciamo a far rotolare via la pietra? Non so, magari arriverà qualche uomo. Quindi tornano indietro e vedono che la pietra era stata spostata e c'erano due angeli seduti dentro. Tutte le donne se ne andarono. E arrivarono Pietro e Giovanni. Ma Maria rimane. E Pietro e Giovanni guardano dentro. Avevano sentito dire dalle altre donne che la tomba era vuota. I soldati romani si erano spaventati per l'angelo che aveva fatto rotolare via la pietra e Pietro e Giovanni erano così felici che se ne andarono. Ma quella che rimase fu Maria. Rimase alla tomba, la gente andava e veniva, la tomba era vuota. È una storia bellissima. Se guardate il versetto 11, Giovanni capitolo 20, versetto 11, ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere. E mentre piangeva, si chinò dentro il sepolcro, guardò ancora una volta dentro la tomba, e vide due angeli, vestiti di bianco, che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: Donna, perché piangi? E ella rispose loro: Perché hanno portato via, non dice il Signore, ma dice il mio Signore. E io non so dove l'abbiano posto. Per voi il Signore è il mio Signore. È il vostro signore e salvatore personale. Detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Accadrà altre volte dopo la resurrezione. Gli occhi di lei probabilmente erano rossi per il pianto del weekend. Gesù le disse: "Donna, perché piangi?". La parola donna qui, sapete, ai miei tempi hippie, quando si diceva "ehi hey, donna" era in segno di disprezzo. Ma al tempo della Bibbia la parola vuol dire signora, è un termine di rispetto e onore. Quindi quando l'ho letto la prima volta, ho pensato che non fosse carino nei confronti della madre dicendole donna, ma voleva dire signora, ok? Disse donna, perché piangi? Chi cerchi? Lei, pensando che fosse l'ortolano, in realtà aveva ragione: era un ortolano e il Signore aveva piantato il giardino a Est nell'Eden. Gesù aveva pianto nell'orto del Getsemani, dicendo: Non la mia, sia fatta la tua volontà, e nel luogo dove è stato crocifisso c'era un giardino. E la Bibbia dice nell'Apocalisse che ci riporterà nel giardino e mangeremo di nuovo dell'albero della vita. Gesù è un giardiniere e vuole che portiamo frutto. Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò. Mi lascia sempre sconvolto perché, sapete, mi disturbano sempre questi quadri medievali di Gesù. Che sembra tutto magrolino e anoressico, ma Gesù era un falegname, non c'era l'elettricità allora, era un uomo vero. Scomparve in una folla di pescatori, non sapevano riconoscerlo. E qui ora c'è Gesù, che dovete immaginare come un uomo di 1,80 e c'è una donna piccola che dice: Lo prenderò. Pensava che magari gli ebrei avrebbero avuto paura che arrivasse gente ad adorare la tomba e avevano tolto il corpo. Dopotutto era la tomba di un altro, non lo sa. Ma dice: Dov'è? Lo prenderò. E nella mente mi immagino sempre Maria che cerca di prendere il corpo di Gesù e trasportarlo. Aveva una devozione del genere. Gesù le disse: Maria, sai il vostro nome, amici. Vi chiama per nome. Aveva sentito quel nome prima di allora. La Bibbia dice Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Per mano di Gesù. Viene ripetuto varie volte nella Bibbia. Maria Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. E non vuol dire che una volta, come con l'indemoniato, ne aveva scacciati sette. Nella Bibbia il modo in cui viene detto è che sono sette volte diverse in cui lei era caduta e lui l'aveva perdonata e salvata di nuovo. La Bibbia dice che un giusto cade sette volte e si rialza. Potete leggere nel libro di Giobbe: In sei sventure egli ti libererà. Sì, in sette il male non ti toccherà. Eccola lì, fedelmente in piedi fuori dalla tomba, mentre adora il Signore. Ora, se fosse dipeso da me, avrei organizzato la risurrezione in modo diverso. Se fossi stato Gesù, una volta risorto dai morti, la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata arrivare dal Sommo Sacerdote e dirgli: Eccomi qui. E ora cosa dici? Sarei andato di corsa da Pilato e gli avrei detto sorpresa? <ride> ma Gesù ha fatto una cosa molto strana. Magari pensate che si sarebbe dovuto rivelare prima a sua madre o a Pietro o a Giacomo, a Giovanni o a uno degli apostoli, ma ha aspettato fino a che non se n'erano andati e venuti tutti. E aspetta apposta per rivelarsi all'ultima degli ultimi a quella donna da cui gli avevano detto di non farsi toccare perché era una peccatrice, perché rappresenta la Chiesa. Sapete che la Bibbia ci dice che Dio ha detto al profeta Osea, voglio che tu vada a prenderti moglie tra le prostitute, voglio che sposi una prostituta e voglio che la ami. Ed è come quello che Dio ha fatto con la Chiesa, voglio salvare i perduti. Pietro ha detto allontanati da me che sono peccatore, sono venuto a salvare gente come te. E quando è venuto e ha salvato Zaccheo gli hanno detto, non sai che è un peccatore, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare a salvare ciò che era perduto, i pubblicani, i peccatori e le prostitute. Non siate più peccatori di quanto Gesù sia salvatore. E quando Gesù è risorto dalla morte ha deciso, mi rivelerò prima una prostituta salvata dalla grazia. E dirò che non la condanno. Non le ha detto solo va e non peccare più, ma poi ha detto a Maria va e di agli altri che sono vivo. Questo grande compito viene affidato a Maria. Non è ancora asceso al cielo, lei vuole prendergli i piedi e adorarlo, ma le dice non toccarmi, devo andare dal padre mio. Ma ti ho aspettato. Dopo che tutti se ne sono andati, volevo dirlo a te, perché tu hai capito cos'è la devozione e il servizio e l'amore. Quindi ho riservato a te questo onore. Ora tu va a dire loro che sono vivo, mi mostrerò loro più tardi. Amici, vuole farlo con ciascuno di voi e per tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando ora. Siamo tutti peccatori, grandi peccatori, amen? E abbiamo un grande Salvatore. Ma dobbiamo avere una relazione d'amore e devozione personale con Lui. Volete avere quella relazione, amici? Chiediamoglielo ora mentre concludiamo, va bene? Padre amorevole. Ti ringraziamo per questa grande storia di Maria. Questi aneddoti che la mostrano ai tuoi piedi, mentre serve, mentre ama, mentre fa sacrifici, mentre è nel dolore o studia, si abbandona e canta, festeggiando la tua nuova vita, la nuova vita che offri a noi. Signore, ti prego che possiamo tutti abbracciarla e credere che possiamo fare quell'esperienza nel nome di Gesù. Amen.